Non ho gettato canzone. Ma avete parlato con Mialovic, ha parlato col giocatore, No, non eccetera. risponde a nessuno, non risponde, sa della proposta, però non risponde né a Mihailovic, né a Osti, né a noi. La Lazio è amareggiata da questa decisione di Ederson. Penso di sì, perché è un giocatore importante che non si discuta il ragazzo o la qualità del ragazzo, però penso che sarebbe stata una grande occasione per lui anche di mettersi un po' in mostra. Accettiamo la sua decisione, poi dopo vediamo cosa sarà dopo. Senti, ti senti di dire che la Lazio ha fatto di tutto per portare l'attaccante a Roma? Perché adesso c'è lo scambio di prestiti, no? Magari la gente si aspetta questo attaccante, magari è uno sforzo in più della società. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Senti, la Lazio punta alla Champions League, questo è l'obiettivo, e La così come Lazio punta sta. all'Europa. Correggiamo le No, cose ti così. chiedo questo No, perché. siccome No, aspettiamo, allora. aspettiamo e dobbiamo essere corretti. Io corretto con voi Sì. e voi corretto No, con te lo chiedo perché nel momento di maggiore splendore sembrava, insomma, ovvio dire la Lazio punta alla me. No, no, Champions. no. La Lazio sta facendo un grande campionato. Noi non ci nascondiamo dietro a nessuna situazione, perciò se raggiungiamo la Champions, che ben venga, però il nostro obiettivo è l'Europa e questo lo dobbiamo lottare fino all'ultimo giorno. Parco giocatori, quindi l'attacco va bene così. Ti Sì, senti ci siamo. soddisfatto? Sì. Questa cosa qua è nata all'ultimo momento proprio per dare un'ulteriore possibilità, nonostante anche Pioli in colloquio con noi è molto felice e contento con quelli che noi abbiamo in rosa. Direttore, ma ha rifiutato Ederson oppure non ha risposto? Non ho capito questo passaggio. Se uno non risponde vuol dire che ha rifiutato, Di solito chi taccia acconsente, ma questa è una battuta, però volevo sapere sul caso Ledesma invece com'è andata la storia. sul caso Ledesma non è stata mai una richiesta da parte nostra di 1,5 milioni, è stata una falsa notizia, è stato un interesse da parte dell'Inter fino ieri sera, poi dovevamo aspettare una telefonata da loro perché dovevano prendere una decisione stamattina se erano interessati o meno, cosa che non è accaduto, poi prendiamo atto di questa cosa anche perché Ledesma è un giocatore importante per la Lazio e da qui alla fine sarà molto utile. E ci sarà un probabile rinnovo di contratto per lui, visto che va a scadenza, oppure avete già pensato a questo? Noi abbiamo pensato a tutte le cose, ogni cosa al suo momento. Ma come mai però uno deve essere, cioè come mai le trattative della Lazio devono essere vincolate sempre a qualche altro giocatore e non si riesce magari Ma di a che cosa termine stiamo parlando? Di indipendentemente? quale Questo la discorso di Lazio Bergesio di comunque, perché deve Bergesio essere vincolato alle decisioni di un giocatore perché noi come abbiamo una rosa Ederson? che giochiamo solo il campionato, non abbiamo una rosa che dobbiamo caricarlo ulteriormente. Ti ricordo anche il fatto che tra 2 mesi rientra anche Georgevic e questa cosa qua è stata fatta per dare una possibilità in più per questi 2 mesi finché rientra anche Georgevic. Questo non vuol dire che e la Lazio fa sempre le cose legate a un'altra cosa, devono avere una logica come trasferimenti. Complessivamente che voto dà al Ma mercato? non faccio, non è il mio mestiere di dare voti alle cose, il mio mestiere è di cercare di fare il meglio possibile. Penso che abbiamo un'ottima squadra con grandi giocatori del presente e del futuro, questa è la cosa fondamentale, poi da qui alla fine il campo sarà galantuomo, di dirmi che sono stato bravo o meno bravo, questo non è il mio compito. Ma Bergesio è rimandata come operazione oppure è soltanto legata al mercato invernale? No, è rimandata. Cioè, è stato chiuso adesso per questo non si parla più. Non si parla più. Senti, invece una considerazione su Maurizio che è arrivato in questa sessione e poi ti volevo chiedere anche 2 parole su Wout e su Ravel Morrison. Maurizio, dovevamo fare un difensore, abbiamo deciso di fare questo ragazzo che lo conosciamo da un bel po'. Penso che ha tutte le caratteristiche per fare bene alla Lazio. Invece Wout è un difensore legato al futuro, era un investimento per la prossima stagione, cosa che abbiamo cercato di anticipare i tempi per dare ulteriori 6 mesi di tempo di ambientamento. La Z non ha accettato la nostra proposta, noi abbiamo fatto un accordo con il giocatore dall'estate della prossima stagione, perciò andiamo avanti così. Morrison è un giocatore che ha delle qualità elevate alla media, perciò ha tutto per
per diventare un giocatore importante, però gli dobbiamo dare il tempo giusto perché il cambio di mentalità e il modo di giocare calcio da un paese all'altro ci vuole il suo tempo, però sono molto fiducioso che sarà un ottimo acquisto per la Lazio. L'ambiente biancoceleste già lo paragona a nuovo Gascogne, no? Genio e sregolatezza. Sì, no, lo paragonano per quello che leggono fuori dal campo, non da quello che è dentro il campo. A me mi interessa dentro il campo. Pensa si è calmato caratterialmente? Io ho avuto modo di conoscere, mi ha dato un'ottima impressione, una persona molto legata alla famiglia. È arrivato a Roma anche insieme alla sua madre, perciò era una cosa molto, molto importante. Direttore, non si dà i voti, però è un'operazione della quale va soddisfatto particolarmente, quella che l'ha soddisfatta di più, forse per la fatica che ci ha messo a farla o quant'altro. No, l'unica cosa che mi aspetto è che gli infortunati tornino presto, questo sarà una cosa fondamentale per cui è la fine del campionato. Prima parlavamo anche degli infortunati legandolo anche alla sconfitta di Cesena, però sono delle sconfitte che magari ci si aspetta poco, perché nel miglior momento della Lazio arriva il blackout, è solo legato agli infortuni o pure un fattore di testa? Ovviamente perdere una partita così non fa bene a un percorso nostro, però ci sono tanti fattori che incidono molto in questo momento. L'assenza di Billy, Aradu, De Vrij, Felipe Anderson, Djordjevic sono assenze molto importanti per una squadra. Voglio vedere se una squadra ha 5, 6, 7 giocatori assenti importanti in un momento clou. È molto importante che la fortuna sta anche un po' alla parte nostra per quanto riguarda gli infortuni. Se potesse mandare oggi un messaggio ai tifosi della Lazio che hanno vissuto gli ultimi minuti in attesa anche di questa punta, o comunque sia in prospettiva anche della fine dell'anno con il ritorno in Europa, che potrebbe dire oggi i gridari? Io solo ringraziare quelli che sono sempre presenti allo stadio e fare un appello a quelli che ci mancano, sai, perché giocare la Champions League o fare un campionato importante e non avere il supporto della gente è una cosa che diciamo che non va bene. Secondo me quelli che vengono ogni domenica gli va fatto un applauso, perché non ti lasciano mai solo. Allora ci crede la Champions League? Beh, io ci credo, non è che ho detto che non ci credo la Champions League, però il primo passo per noi è l'Europa, poi dopo se esce fuori qualcosa in più perché mi devo nascondere dietro? Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie.